Mercoledì 10 giugno sono le 7, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Come al solito andremo a dare uno sguardo ai giornali per vedere quali sono i titoli di questa mattina, anticipandovi un po' i temi che ricorreranno molto spesso non solo all'interno dei giornali ma anche nei siti di informazione locale e nazionale. Si parla di emergenza immigrazione, poi all'interno del piccolo anche tanto di sanità e anche della viabilità con diciamo il dietrofront, la retromarcia, se così possiamo usare il termine, restando in tema di trasporti, su quello che è la pedonalizzazione, ma soprattutto il percorso degli autobus di Trieste, del centro di Trieste. Andiamo con ordine però, cominciamo con il piccolo, vediamo dunque i titoli di questa mattina. Intanto profughi, l'emergenza è a Trieste, in città circa 850 migranti identificati, di questi 87 dormono per strada. Il comune siamo saturi, flussi via terra aumentati del 300% in 18 mesi. Maroni non molla, basta arrivi. Come anticipato, questo è il tema principale non solo del piccolo, ma vedremo anche il Messaggero Veneto e nel Corriere della Sera, che ricorreranno titoli e argomenti simili. In questo caso si parla soprattutto del comune di Trieste, ma poi l'argomento si andrà ad estendere anche nei comuni della regione, ma poi un po' in tutta Italia. Quindi continuiamo con il giornale, perché viene ripresa anche la riforma della scuola. Il governo scivola KO in commissione, un gruppo di professori in protesta davanti al Parlamento contro la buona scuola di Renzi, scrivendo in questa lavagna all'interno. Proprio in questa lavagna c'è scritto la buona scuola siamo noi, la protesta proprio davanti al Parlamento. Il ballottaggio invece Casson o Brugnaro, Venezia sceglie il nuovo sindaco, due rivali in laguna, Luigi Brugnaro e Felice Casson per quanto riguarda le elezioni proprio del nuovo sindaco a Venezia. Bus, come vi avevo anticipato poco fa, il comune fa retromarcia, itinerari corretti, il caso via Mazzini, un primo dietrofront sia pur parziale collegato all'operazione di pedonalizzazione prevista dal nuovo piano del traffico. Il comune ha infatti deciso di rivedere il percorso di alcune linee dei bus modificato nell'ambito delle sperimentazioni che hanno coinvolto via Mazzini. Dopo daremo un'occhiata più approfondita a questo articolo di Pierpaolo Pitic, pagina 17 nella parte successiva del nostro programma. Intanto continuiamo con i titoli perché anche il piccolo, soprattutto il piccolo, dà spazio a tutto ciò che concerne la sanità, ospedali da catinare al maggiore 200 posti letto. Invece, per quanto concerne la regione, dalla manovra estiva in arrivo 50 milioni destinati alla sanità. Ancora finanziamenti, scuole dell'infanzia, conferma per le sezioni primavera, mentre ancora per la scuola, corsi cancellati, scoppia la rivolta di 500 famiglie. Al centro la foto. E l'infestazione segnalata a Veglia nel Carnero torna il parassita che devasta gli uliveti, una foto emblematica di quello che sta accadendo. Questa è la prima pagina del piccolo che si presenta in questo modo nella sua edizione acquistabile in edicolo, scaricabile attraverso il web per poter poi sfogliare anche le pagine interne, cosa che faremo noi fra pochissimo. Però nel frattempo passiamo anche al Messaggero Veneto che, come anticipato, dà spazio anche in questo caso all'emergenza immigrazione, profughi, business da 28 milioni. Inchiesta sulla distribuzione dei fondi ai centri di accoglienza in Friuli Venezia Giulia, affare senza controlli. I comuni devono anticipare le spese per i minori stranieri. Questa è la notizia messa ben in evidenza dal Messaggero Veneto, che poi però al centro della pagina apre con questa foto. La soprintendenza è fondamentale deviare il traffico auto e tir. Infatti l'assedio di Aquileia, il tratto della strada 352 che divide a metà la zona archeologica, costituisce la principale fonte di inquinamento per i resti romani e quindi viene messo in evidenza anche questo aspetto. Poi per la cronaca locale, viale Tricesimo, vigile investito mentre fa passare i bimbi. E ancora invece altre notizie. A Udine nomina a Palazzo, si occuperà dei lavori pubblici il nuovo assessore della giunta Honsel, Scalettaris, l'assessore numero 10 scelto in questo frangente. Poi punto nascita di La Tisana, inviati
alle ragioni 14 kg di lettere, invece non fu abuso d'ufficio, con la cronaca fidanzata Assunta Marchetti assolto. Noi fascisti, il sindaco contrattacca. Invece ieri sera l'assemblea a Tor Viscosa, il sindaco Roberto Fasan ribatte a quanti hanno criticato l'ipotesi di recuperare la toponomastica fascista a Tor Viscosa, questo quanto riguarda il comune friulano, mentre l'idea di posto una panchina a Granada per Stramaccioni, il valzer delle panchine, può trasformarsi in un flamenco per Stramaccioni. Ricordiamo Granada di proprietà del presidente Pozzo, che oltre all'Udinese, la squadra friulana in Serie A, possiede anche il Granada in Spagna e il Watford in Inghilterra. Quindi Stramaccioni, l'allenatore ormai esonerato dall'Udinese per far posto a Colantuono, potrebbe restare, diciamo, sotto la stessa proprietà, ma in un'altra squadra. Questa dunque la copertina, la prima pagina del Messaggero Veneto, che poi dà chiaramente approfondimento nelle sue pagine interne. Chiudiamo questa prima parte di rassegna con il Corriere della Sera, che parla anche di scuole, parla del piano migranti. Infatti, scuola, il Senato, il sì, il governo va sotto, ma Renzi, porteremo a casa la riforma. 10 voti a favore, 10 contrari, ma la parità in Commissione Affari Costituzionale del Senato equivale al parere negativo. Per il governo è un passo falso sulla riforma della scuola. L'assenza dei tre centristi sembra un messaggio al Premier, che dice: in aula altri numeri, la riforma la portiamo a casa. Poi chiaramente ci sono i commenti anche le critiche riguardo a tutto ciò che riguarda le votazioni delle proposte di legge. Il leader prepara il rimpastino, Amendola viceministro degli esteri, poi altre due o tre mosse in modo tale che possa portare consensi dalla sua parte. Come anche già detto, salta il piano Unione Europea sui migranti, l'emergenza e il rinvio di sui 40.000 da accogliere, fronte del no tra i sindaci del PD. Casson, Venezia ha già dato i 28 stati divisi su quote e criteri di trasferimento, il Viminale punta a usare le caserme. Invece la foto al centro riguarda Mafia Capitale, arresti per l'appalto sull'aula Giulio Cesare, lavori truccati, proteste in Campidoglio, il Campidoglio è nel caos. Altri 6 arresti legati al malaffare a Roma, truccati persino gli appalti per il restauro dell'aula del Consiglio Comunale. Mentre il Campidoglio era assediato dai manifestanti al grido di onestà, in regione si dimetteva il capogruppo Partito Democratico Vincenzi, citato nelle carte di Mafia Capitale. La foto di queste persone con proprio il cartello con scritto onestà. Ecco, ve lo faccio vedere un po' meglio, ingrandisco questa foto, giusto per, visto che l'abbiamo menzionata, giusto farla vedere. Questa notizia messa ben in evidenza dal Corriere della Sera, che però dopo si concentra anche sulle misure possibili, ciò che Tsipras non dice all'Europa e poi ai greci, quindi politica internazionale. Invece le supertasse sulla casa, 42 miliardi, la pressione fiscale in Italia. Ancora notizie, il DNA spagnolo e danese su dei nostri figli. Ecco i paesi da dove si importano centinaia di gameti per la fecondazione eterologa, mentre il Papa e la Chiesa, l'antica diffidenza sui veggenti privati, la frase su Mediugorie. Questa è l'ultima notizia in ordine per quanto riguarda il Corriere della Sera, che dopo dà spazio anche allo sport con una Ibra che fa felice il Milan. Sì, voglio tornare, via la trattativa, e lo vedremo poi nell'approfondimento sportivo che daremo fra poco, proprio in ambito nazionale. Per adesso restiamo sul locale, chiudiamo la rassegna con i siti web di informazione per dopo andare a vedere e approfondire meglio alcuni degli aspetti già citati. Dunque siamo sull'ANSA regionale. Fece assumere un'amica, assolto ex vicepresidente della provincia di Udine, abuso d'ufficio in Aussacorno, assolti anche due vertici. Invece lo sport, al via la quarta Exit World Games a Lignano Sabbiadoro, 5.000 atleti di 33 paesi con nuove spettacolari discipline. Piuttosto curioso poi andare a vedere quali sono queste nuove discipline. Qua una foto che già può far capire di come siano vari gli sport che andranno in scena a Lignano. Mentre viabilità, intervento rocciatori sulla A4 fra Monfalcone
Eduino, Autovie Venete, gru con braccio di 50 metri e team di tecnici per mettere in sicurezza quel tratto di strada. Sostampa e Friuli Venezia Giulia, Muscatello confermato presidente. Droga, coltivava marijuana su bastioni del monumento nazionale. Arrestato un liberiano, utilizzava aree delle antiche mura di Palmanova. Incidenti stradali, invece tamponamento tir sull'A4, un ferito grave. Queste le notizie dell'ANSA del Friuli Venezia Giulia. Passiamo invece adesso rapidamente al gazzettino.it che nella sua sezione di Trieste apre con una notizia di cronaca. Assalta il distributore di merendine e ruba 2 PC alla Cegas. È stato preso chiaramente un uomo che ha tentato questo furto con scasso. Sbarcati a Romanza 70 profughi stipati in un camion, soprattutto minorenni, e quindi anche il gazzettino torna sulle emergenze immigrazione. Si finge tecnico dell'acqua ed derubano anziano di 6.000 euro e gioielli. Ancora truffe a Trieste, lavori in autostrada, tutti gli interventi previsti nella prossima settimana che hanno causato anche delle importanti code proprio sul raccordo autostradale che collega Trieste alle altre città, agli altri comuni, in particolare in uscita verso Udine. Questo il gazzettino.it. Chiudiamo con, anzi continuiamo con Trieste Prima, che dà invece apertura come nei giornali all'emergenza dei profughi. Serracchiani contro Maroni in Lombardia, il 40% in meno. La replica della presidente Serracchiani: Lombardia ha firmato nel luglio del 2014 un accordo in conferenza delle regioni che ha abbassato la sua quota al 14,15% del totale. Dunque, per quanto riguarda l'emergenza immigrazione, anche scontro politico fra la presidente della regione Serracchiani e il leghista Maroni, anche sul numero di migranti che le regioni sono in grado di accogliere. Raro avvistamento a Duino, una pulcinella in mare sotto le falesie. Si cambia completamente argomento, sono riportate solo quattro precedenti osservazioni nell'895, 902, nel 1933, nel 2000. E 6, avvistata il 28 maggio scorso presso le falesie di Duino da Paolo Utmar, ornitologo e collaboratore della MP Miramare. Senz'altro un individuo disperso e ci auguriamo di ritrovare la via di casa. Lavori sulla 4, Monfalcone Duino, tecnici e rocciatori in azione. Notizia che abbiamo già dato anche grazie all'ausilio di altre fonti. Piano caldo, la regione avvia il monitoraggio di 1.200 persone fragili. L'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca ha ricordato che dal 15 giugno al 15 settembre il telecontrollo gestito da Televita consiste in un'attività di monitoraggio con chiamate telefoniche informative di eventuali imminenti ondate di calore. Sarà verificato il loro stato di salute. Poi, scuola Trieste, bufala o errore? Si è appurato quasi certamente che si tratta di una foto che gira già da tempo sui social network, pertanto non è riconducibile alle acque del Triestino, mentre ruba 2 PC dagli uffici a Cegas. Notizia anche questa già vista, viene arrestato dai carabinieri, intentato furto all'interno degli uffici proprio della Acegas. Questo è Trieste Prima, che come visto da notizie in ambito locale e non solo. Chiudiamo con lo sport, con il Corriere dello Sport nella sua chiaramente pagina internet, suo sito internet. Ibrahimovic sì al Milan, Galliani chiama il Paris Saint-Germain. Ecco la foto poi di Thiago Silva e di Ibrahimovic alla vittoria dei trofei con la maglia francese. Adesso Ibrahimovic è pronto a tornare al Milan. Staremo a vedere le mosse del calciomercato. Ecco la nuova Serie A, si parte il 22 agosto. Il Bologna ieri ha ottenuto il passo per ritornare in Serie A nello spareggio playoff contro il Pescara, vittorioso dunque il Bologna che ritorna a un anno di distanza nella massima serie. Napoli-Sarri ci siamo, manca solo la firma. L'allenatore ex Empoli andrà a sedere sulla panchina del Napoli, lasciata da Benitez, che invece si accaserà Real Madrid. Real Madrid che farà a meno a questo punto di Ancelotti, che non si sa se andrà ad allenare qualche altra squadra importante o si prenderà un anno di stop. Svista Google Maps, invece la Valli indica il Vesuvio, mentre Bologna è festa, come detto, ritorna in Serie A. La Roma, ecco la nuova maglia,
C'è Nainggolan ad indossarla, dunque si smentiscono un po' di voci di mercato che vedrebbero il belga uscire da Roma, Fiorentina. No, Paulo Sousa in pole position, Donadoni e Ventura, Fiorentina che ha esonerato il suo allenatore Montella ed è in cerca di un sostituto. Morata accoglie Khedira, benvenuto alla Juve, le mosse del mercato juventino che hanno acquistato il centrocampista tedesco del Bayern, del Real Madrid. Poi ci sono chiaramente altre notizie per quanto riguarda il calcio mercato, ci sono tanti giocatori in entrata e in uscita delle varie squadre, chiaramente l'estate sarà ricca di colpi di scena anche e soprattutto proprio per questo aspetto, quello del mercato dei giocatori e non solo, anche degli allenatori e dei direttori sportivi. Noi ritorniamo però sulla cronaca, anzi apriamo la pagina dedicata al tempo, la pagina meteo, quindi vi leggiamo la situazione generale perché la nostra regione sarà interessata da una vasta area di pressioni alte livellate su valori prossimi ai 1500 Pascal che si estenderà sul Mediterraneo centrale, farà capo ad un vasto e robusto anticiclone centrato in prossimità delle isole britanniche con valori massimi di 1032 ettopascal. Sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale la pressione atmosferica tenderà tenderà ad attenuarsi, chiedo scusa. Una debole perturbazione si estenderà dall'Atlantico alla penisola iberica, alla Francia, all'Europa orientale. Questa è la situazione generale. Poi da oggi sono previste iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità associata nel pomeriggio a possibili brevi rovesci o temporali in prossimità dei rilievi orientali. Temperature in leggera diminuzione nei valori massimi, con minime di 21-22 gradi, massime di 28-29 gradi, venti deboli fra 5-10 km orari di direzione variabile, mare poco mosso, visibilità buona. Questi i dati relativi alla giornata odierna. Per il momento temperatura a Trieste 25 gradi, umidità relativa 45%, vento 5 km orari circa da sud-est, mare poco mosso, con temperatura 22 gradi centigradi, il cielo è sereno. Questa è una videata del satellite che fa vedere come non ci siano grosse nubi in arrivo a Trieste, anche se le previsioni sono quelle di possibili rovesci nelle prossime ore. Questa è la situazione meteo. In attesa di collegarci invece con la sala operativa della polizia locale, noi ritorniamo all'interno del piccolo per approfondire alcuni aspetti che abbiamo solo menzionato in apertura grazie all'ausilio della prima pagina, quindi dei titoli. Allora, dunque, andiamo a pagina 15 del giornale per far menzione di ciò che è stato al centro anche ieri di un dibattito fra maggioranza e opposizione in consiglio regionale, soprattutto da un lato il Partito Democratico che allarga la platea del bonus antipovertà, così chiamato in sostegno al reddito, e Moretti apre all'innalzamento della soglia ISEE, Riccardi invece di Forza Italia attacca il criterio dei 12 mesi di residenza. Allora, senza andare a leggere tutte le righe dell'articolo del piccolo, chiedo alla regia di poter caricare il servizio che è andato ieri in onda nel telegiornale di Telequattro, dove proprio lo stesso consigliere regionale Riccardo Riccardi ha speso parole riguardo alla sua opinione proprio sul reddito, sul sostegno, chiedo scusa, di cittadinanza. Sentiamolo. Prosegue il lavoro per la definizione del sostegno al reddito che la maggioranza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia auspica arrivi in aula entro fine giugno. Oggi l'attenzione della terza commissione consiliare, presieduta da Franco Rotelli del PD, ha affrontato l'illustrazione di due progetti di legge, uno sottoscritto dai consiglieri di centrodestra, l'altro del centrosinistra, che vanno ad aggiungersi a un provvedimento sul reddito minimo garantito presentato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle nell'aprile 2014 e illustrato in terza commissione proprio un anno fa. In tutto questo, il consigliere regionale di Forza Italia, Riccardo Riccardi, ha espresso la sua perplessità sulle modalità per l'erogazione di questi contributi. La proposta mi pare che insomma, non tenga conto di cosa sta fuori sulle strade, nelle piazze. Cioè, immaginare di fare misure di sostegno al reddito dove l'accessibilità di 500 euro al mese vanno a nuclei familiari dove soltanto un componente deve garantire la presenza di residenza in Friuli Venezia Giulia per un anno solo, secondo me significa essere fuori dal mondo, cioè significa continuare in una politica che prende Friuli Venezia Giuliani, li mette da una parte e gli altri dall'altra. Io mi auguro nel buon senso e nella correzione di queste caratteristiche per accedere a misure di sostegno al reddito che sono importanti. Un altro aspetto sottolineato
dal consigliere forzista, inoltre, è stato quello di un utilizzo studiato di queste risorse al fine di ottenere in cambio una serie di servizi che possano anche reinserire attivamente e beneficiare di questo sostegno economico nel mondo del lavoro. Poi c'è un altro aspetto che riguarda il tema del lavoro, no? Cioè immaginare di dare risorse senza in cambio chiedere anche un impegno, io ti do dei soldi, dammi una mano dove mi serve, quindi anche insomma, una presenza di lavoro a chi viene sostenuto dal reddito. Spero che nelle diverse proposte che ci sono, in particolare quella del PD, venga corretta, perché altrimenti sembra quasi che si faccia apposta. Queste dunque le parole di Riccardi, che vede in particolare in due situazioni, quella dell'anno di residenza per le persone per ottenere il contributo e soprattutto anche sul fatto che questo contributo venga poi seguito da un inserimento almeno iniziale in un mondo del lavoro, le critiche poste e sollevate contro la proposta del PD, fra l'altro proposta del PD che viene ripresa da una iniziativa del Movimento 5 Stelle dell'anno passato. Allora chiudiamo per il momento la pagina politica, la riapriremo più avanti per collegarci con la sala operativa della Polizia Locale, avere informazioni e aggiornamenti per quanto riguarda la viabilità. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora le cedo la linea. Sì, diciamo la nottata è trascorsa abbastanza tranquillamente, si è manifestato un incidente stradale ieri sera, niente di grave tra due scooteristi. Per il resto interventi di routine, la notte è trascorsa come dicevo tranquillamente, al momento il traffico è modesto, vista soprattutto le ore che stiamo controllando le nostre telecamere, come dico sempre si intensificherà probabilmente nelle ore a venire. Per il resto dovrebbero esserci dei lavori di asfaltatura in via Paolo Diacono, attenzione, e anche in salita Montanelli in via dei Fabbri in via Giannica, perciò attenzione chi abita in zona. Per il resto io non ho niente altro, magari solo preciso nel collegamento successivo. Perfetto, allora grazie Tenente De Grassi, ci sentiamo più tardi. Buona giornata, arrivederci. Bene, noi continuiamo allora con la lettura interna del piccolo, in questo caso però parliamo di sanità, perché all'interno della sezione cronaca del piccolo si fa il bilancio di quello che è stata il bilancio di metà anno dell'azienda sanitaria. Il piccolo riprende l'esito da Cattinare, 200 posti letto in centro, il commissario Delli Quadri annuncia spostamento e lavori al via entro un anno, pazienti e personale traslocheranno al Maggiore e all'ex centro tumori, poi chiaramente vengono ripresi anche altri aspetti come quello che è il lavoro adesso post riforma e qualsiasi altro tipo di dato che possa riguardare l'accesso al pronto soccorso, il caso di fuori reparto e quant'altro. Allora, per meglio approfondire anche questi altri aspetti, sentiamo il servizio, anche in questo caso andato in onda nel telegiornale Tele4, che riassume il tutto, sentendo poi chiaramente le parole di Delli Quadri. Bilancio di metà anno da parte dell'azienda per l'assistenza sanitaria numero 1 Triestina e l'azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti Trieste. Molte le voci analizzate per trarre le conclusioni sulle numerose attività, ma soprattutto sul funzionamento e le criticità dei servizi sanitari erogati fin qui. A presenziare il tavolo odierno erano presenti molti esponenti delle realtà coinvolte, fra questi ad evidenziare i principali interventi e ad esporre i dati raccolti, il commissario dell'azienda per l'assistenza sanitaria Nicola Delli Quadri. La riduzione del numero dei ricoveri rispetto agli accessi di pronto soccorso, la riduzione dei tempi di attesa per alcuni codici sensibili di persone che arrivano con codice verde e la riduzione, questa sensibile, delle persone ricoverate fuori reparto. Per adesso sono alcuni dati iniziali ma molto significativi. Un passaggio è stato dedicato anche a quelle che sono le modifiche al lavoro quotidiano a seguito della riforma sanitaria e anche in vista dell'estate. La riforma sta modificando profondamente il nostro modo di lavorare, in primo luogo perché ha già facilitato e determinato un lavoro comune fra
le persone che lavorano in ospedale e quelle che lavorano nell'azienda territoriale. Ricordo che sono 4.000 operatori altamente professionalizzati, medici, infermieri, tecnici, operatori sociosanitari che cominciano a discutere e a parlare insieme sui problemi delle persone che curano e che assistono e cominciano a farlo insieme. Noi abbiamo deciso di assumere subito tutte le persone che sostituiscono quelli che andranno in pensione, quindi di fatto abbiamo rinforzato gli organici e questo comporterà la possibilità del personale di usufruire delle ferie a cui ha diritto. Queste dunque le parole che, del commissario degli Quadri che traccia un bilancio di metà anno, siamo a giugno e anche coincide praticamente con la metà del suo mandato, parlando proprio dello spostamento di alcune unità, ma in particolare anche della gestione delle ferie estive, quindi del personale che vi verrà impiegato e anche del lavoro subito dopo la riforma regionale che in qualche modo ha risentito del proprio di la quotidianità all'interno delle strutture ospedaliere. Cambiamo, anzi restiamo in argomento perché subito a corredo di quanto visto all'interno del piccolo poi c'è stata anche un'interrogazione da parte del consigliere regionale di Forza Italia Bruno Marini che interroga l'assessore Telesca sulla soppressione della medicina d'urgenza. Non è un doppione, il taglio è incomprensibile, così ha dichiarato Marini e ancora sempre all'interno del piccolo code al pronto soccorso apre un ambulatorio in più, l'azienda dopo gli steward, i barellieri, i percorsi brevi, incrementa gli sforzi, la nuova struttura in funzione dall'autunno, ma abbiamo già ridotto le attese, già detto anche questo dalla intervista proprio del commissario degli Quadri sulla riduzione degli accessi in pronto soccorso, sulla maggior velocità soprattutto dei codici bianchi e verdi, in questo caso quelli meno urgenti. Poi staremo chiaramente a vedere perché il tutto spesso e volentieri va avanti a flussi, non si può dare un giudizio unico su quello che è l'accesso nel pronto soccorso. Adesso invece cambiamo argomento, prima di passare alla scuola, in questi pochi minuti che ci separano dalla pubblicità diamo conto anche di quello che è stato il titolo all'inizio della puntata del Letto nella prima pagina del piccolo, cioè la situazione immigrazione a Trieste, 87 profughi senza un posto letto, identificati, hanno pasti e docce ma attendono che si liberino sistemazioni nelle strutture. L'assessore Famulari, siamo saturi, accoglienza diffusa, piccoli alloggi e convenzione con la prefettura per la gestione del sistema extra SPRAR, il modello proposto anche a Roma. I richiedenti asilo a Trieste, città dove come in tutto il Friuli Venezia Giulia il problema non sono gli arrivi via mare ma quelli lungo la rotta balcanica, non sono mai stati così numerosi, dalle 202 persone ospitate al di fuori del programma nazionale SPRAR registrate nel dicembre del 2013 si è passati alle 638 del 5 giugno scorso con un aumento del 316%. Queste le prime parole dell'articolo del piccolo di questa mattina, poi ci sono anche alcuni dati riportati dal giornale proprio su questa situazione, sistema SPRAR 119 posti, 15,80%, sistema territoriale complessivo 757 posti, sistema dunque extra SPRAR 638 posti, 84,20%, questo poi chiaramente fa il palio con le altre situazioni delle regioni dell'Italia, la Sicilia in trincea, cavalcano il disagio per qualche voto, il sindaco di Catania Bianco al nord deve fare, il nord deve fare la sua parte, cantone commissario il centro cara d'accoglienza di Mineo, insomma un po' tutte le regioni alzano la voce sulla propria situazione, ogni tanto anche lanciando accuse alle regioni vicine o anche in questo caso anche a quelle lontane. Allora questa è la parte di immigrazione che poi potremo approfondire più tardi, vi do rapidamente anche però un accenno riguardo alla situazione della scuola, visto che alla pagina 29 del piccolo di questa mattina si citano i corsi di studio cancellati, la rivolta delle 500 famiglie, genitori sul piede di guerra dopo i tagli ministeriali agli indirizzi di Volta e Nautico, violato il diritto all'istruzione. Oggi l'incontro con l'ufficio scolastico regionale. Anche
Di questo parleremo più avanti, sentendo anche le parole di protesta di Pierpaolo Gregori, che si è fatto portavoce anche di questa, proprio di questa protesta. Sarà presente oggi all'incontro con l'ufficio scolastico regionale, con tutte le famiglie che sono chiaramente in disaccordo con i tagli in questi istituti. Allora ci prendiamo qualche istante di pubblicità, noi torniamo fra pochissimo, il nostro ospite quest'oggi nella seguente ora che ci attende di diretta sarà il segretario provinciale della Lega Nord, Pierpaolo Roberti. A fra poco. Rieccoci in studio, siamo in diretta come sempre con Sveglia Trieste, il nostro ospite già annunciato, ve lo presento questa mattina, siamo in compagnia di Pierpaolo Roberti, segretario provinciale della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori da casa. Oltre a essere anche candidato sindaco del suo partito, che ricordiamolo, insomma, una delle prime candidature arrivate in vista delle elezioni del prossimo anno, delle comunali, esatto, del 2016. Poi eventualmente, visto che abbiamo già speso molte parole riguardo un po' a quello che sarà lo schieramento del prossimo anno, forse se mi anticipo, alcuni hanno detto che è ancora prematuro parlarne, se dopo vogliamo magari facciamo qualche accenno, ma insomma, certo, giusto per completare un po' il quadro. Allora, prima si parlava, prima della pubblicità, a pagina 4 mi aiutavo con l'articolo del Piccolo della situazione immigrazione a Trieste e un po' in tutta Italia, un po' tutte le regioni. Ieri è arrivata una polemica, diciamo, una dichiarazione riguardo al fatto che è arrivata da Sandra Savino di Forza Italia, riguardo al fatto che si sta dando poco conto del confine, diciamo, terrestre, come dire, mm-hmm, della rotta balcanica, certo, perché sì, fa molto, molto effetto vedere i barconi, vedere nei telegiornali nazionali l'arrivo nei barconi con tutti i migranti che entrano, diciamo, nel territorio italiano, però si forse viene... passa un po' in sordina anche quello che è il confine terrestre. Diciamo che la definizione Lampedusa del Nord non ce la siamo inventata noi, ma è una definizione che è stata data da più parti, anche da fonti giornalistiche, proprio per segnalare, per evidenziare qual è la caratteristica di questo territorio, che vede da una parte il continuo afflusso di immigrati trasferiti con i vari voli charter, con i pullman dal resto d'Italia, cioè quelli sbarcati in Puglia, quegli sbarcati in Sicilia che vengono portati al nord, e dall'altra parte un continuo afflusso, appunto, di migrati dalla rotta balcanica che, ricordo, attraversano un bel po' di stati europei prima di arrivare in Italia. Quindi evidentemente gli altri stati europei non li fermano e li lasciano tranquillamente arrivare in Italia, dove vengono finalmente fermati, individuati, anche perché una volta arrivati in Italia, quando tentano di salire, di andare verso nord e passare il confine per arrivare in Austria, vengono chiaramente rispediti indietro da un paese serio, quando noi paese serio evidentemente non siamo. Nei giorni scorsi, anche in questi giorni, c'è stata anche un botta e risposta fra la Presidente della Regione Serracchiani e Maroni riguardo proprio al numero di migranti che sono in arrivo nelle regioni italiane. Si è poi l'accusa della Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia a Maroni è quella che in Lombardia c'è stato un numero inferiore di arrivi rispetto a quello concordato nella riunione delle regioni, nel Consiglio delle Regioni. In questo caso però, almeno ho preso spunto da questa notizia per aprire anche questo aspetto. La stessa assessora Famulari, come si legge oggi nel Piccolo, dice siamo saturi, un po' forse un punto comune fra maggioranza e opposizione riguardo al fatto che arrivati a un certo punto spazio non ce n'è più. Sul fatto che ci sia un punto comune direi no. Ok, va bene, direi io no, ci ho provato. Ma direi no, ma per un semplice motivo, e spiego questo mio secco no. Allora, da un lato c'è la polemica Maroni-Serracchiani sul fatto di dare degli incentivi ai comuni che rifiutano l'arrivo in Lombardia, che rifiutano l'arrivo di nuovi immigrati. Ma questo viene fatto per una motivazione ben precisa e Maroni stesso l'ha ricordato in questi giorni. La regione Lombardia ha erogato servizi sanitari a immigrati spediti sul territorio lombardo pari per 160 milioni di euro. Quindi ha emesso una fattura allo Stato di 160 milioni di euro. Quella fattura non è mai stata saldata. Quindi lo Stato ti manda gli immigrati, non paga per la sanità e pretende che la Regione Lombardia chieda quei 160 milioni di euro ai cittadini della Lombardia. Mm-hmm.
Maroni giustamente dice di no e io sono convinto che questa sia la scelta giusta, dice no e quindi oltre che a dire di no, non ne voglio più visto che non ha il potere la regione di impedirlo, dice ai comuni guardate che se voi accettate altri immigrati non pensate che poi sia io a pagare e a chiedere i soldi ai cittadini lombardi perché io non voglio fare questo ai cittadini della Lombardia, quindi se lo fate vi taglio i contributi o... Adesso si è evoluta un attimo la proposta, do un premio a chi non lo fa, do un premio in denaro a chi vi dice di no. Dall'altra parte c'è l'assessore Laura Famulari che con queste dichiarazioni, con questo titolo, si commenta un po' da sé, perché io ricordo che lo stesso assessore aveva detto qualche mese fa ai microfoni proprio di Tele4, aveva detto a Trieste c'è un limite, oltre a quel limite non possiamo andare e il limite non l'aveva fissato la Lega, perché per me il limite sarebbe molto ma molto ma molto più basso, l'aveva fissato lei, aveva fissato lei dicendo il limite massimo è 400, oggi siamo a oltre 700, a quasi 800, siamo quasi al doppio rispetto che è il limite che aveva dato lei e che si era imposta lei, questo mi significa il fatto che uno, l'assessore Laura Famulari non conta un granché e le sue dichiarazioni evidentemente sono acqua fresca perché non vengono prese in considerazione da nessuno, due, che siamo di fronte a uno Stato centrale che e a un governatore di regione che impone le proprie decisioni sulla pelle degli amministratori locali e dei cittadini. Tre, che il vero razzismo è questo, costringere 87 persone ad arrivare qua per cosa? Per farle dormire alla ghiaccio, per farle dormire in mezzo a una strada perché non c'è neanche un tetto da mettergli sopra la testa? Infatti questo è la vera accoglienza. L'accoglienza è lasciare 87 persone per strada e sperare, perché poi lei dice in attesa che si liberi esatto, i posti, volevo dire proprio sperare questo. Che questi se ne vadano, cioè che diventino clandestini per poter dire beh ma ne ho presi altri 87 e li ho messi dentro. Certo. E tutto questo è evidente per far fruttare e per far girare il business dell'accoglienza. Volevo giusto citare, ma solo per titolo di cronaca, proprio alcune parole, un estratto di questo articolo dove si legge i profughi attendono che si liberi qualche posto, cerchiamo di farli ruotare nelle strutture, dice Famulari, così che non trascorrono troppe notti consecutive all'aperto. È chiaro che poi insomma una situazione di questo tipo quando sfugge la trovo vergognosa, la trovo vergognosa allucinante, la trovo vergognosa allucinante, questi sono degli amministratori incapaci, un sindaco che non ha saputo alzare la voce, non si è mai sentita una sua parola riguardo questo argomento, che non ha saputo alzare la voce per dire stop e anzi quando qualcun altro osa dire, in questo caso Maroni, ma ce ne sono stati tanti altri amministratori che hanno detto di no, hanno il coraggio di dire no, di imporsi per tutelare i propri cittadini, questi hanno pure il coraggio di prendere le difese del Renzi di turno, della Saracchini di turno. La trovo veramente una cosa vergognosa e inaccettabile. Allora, abbiamo una prima telefonata della mattina, dunque sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Signora. Volevo riallacciarmi alla segnalazione fatta ieri. Sì. Riguardo la Trieste Trasporti, giustamente riferita alla 6 e alla 36 per Barcola e Grignano. Qui non si tratta di aspettare la fine della scuola per mettere più autobus, ma una carenza in toto dei servizi. Noi passeggeri siamo trattati male, stipati come i poveri buoi che vanno al macello. Qualche dirigente dovrebbe farsi qualche giretto sulla 20 alla domenica. Hanno levato la 19, la 21. Risultato vergognoso. Autisti che corrono, frenano di colpo con una guida pericolosa. Forse non è colpa nemmeno dell'autista. Sarà stato messo in cattura dagli orari di rispettare. Va bene, grazie della sua segnalazione. Purtroppo, ancora qualcosa, purtroppo cari dirigenti paghiamo sempre noi passeggeri, le persone anziane che qualche volta si ribaltano, paghiamo i biglietti e abbonamenti non da poco, con aumenti annuali. Si chiede solamente di essere trattati un po' meglio, con dei servizi appropriati e con rispetto. Vi ringrazio. Grazie, buona giornata. Beh, su questo ho ricevuto parecchie segnalazioni, chiaramente so appunto che ne avete ricevute tantissime anche qui in redazione, chiaramente
perché è un problema molto sentito e anche qua va evidenziato il fatto che è tutto un problema chiaramente di risorse e di volontà. Il problema è che quando vediamo perfettamente con il piano del traffico di via Mazzini, quando interessa all'amministrazione, le risorse e la volontà c'è. Le risorse e la volontà ci sono, quindi c'è stata la possibilità di spostare gli autobus da via Mazzini. Spostare gli autobus da via Mazzini su via del Dirivo ha un costo, adesso in questi giorni è uscito un dato preciso, ma che deriva dal fatto che si fa un chilometraggio in più e aumentano soprattutto i tempi di percorrenza, perché quando tu fai andare gli autobus giù per via Mazzini il tempo di percorrenza è molto minore perché chiaramente non incontrano traffico. Quando li fai andare su via Val Dirivo l'autobus rallenta perché c'è più traffico, quindi aumentano i tempi di percorrenza. Sembra poco, un autobus tarderà di un minuto su tutta via Val Dirivo rispetto a via Mazzini, ma quel minuto lo moltiplichi per il numero di autobus che ci passano, per il numero di autobus giornalieri in un mese, in un anno, chiaramente i costi lievitano. Quindi se c'è la volontà si fa, se non c'è la volontà non si fa. Sulla 6 evidentemente c'è un problema perché viene riscontrato appunto dai residenti, per esempio di Barcola, che lamentano il fatto che ci siano pochi passaggi con vetture piccole e non ci sia abbastanza copertura. Non possiamo pensare che chi va a Barcola va soltanto per al mare per andare a fare il bagno, ma c'è anche gente che ci abita, certo. E non tutti hanno una macchina. Mi sembra doveroso da parte dell'amministrazione spendersi su Trieste Trasporti, non solo per fare gli esperimenti e per spostare un autobus su via Val Dirivo o fare il giro per Piazza Goldoni come vedevamo adesso dalla rassegna stampa, sì, ma anche per risolvere delle problematiche vere che ci sono. Mi sembra invece che quando si agisca per creare i problemi anziché per risolverli. Ecco, infatti ho aperto la pagina del comune che riavvicina i bus a via Mazzini, poi possiamo anche eventualmente dopo dare uno sguardo a quelle che saranno le eventuali modifiche anche alle linee dell'autobus che il comune ha intenzione di andare a ritoccare, proprio perché sono emerse diverse criticità e molte proteste da parte dell'utenza che utilizza il mezzo pubblico. Allora abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io mi volevo naturalmente parlare della via Mazzini. Non avevo dubbi. Comunque, ci sono tante firme contro, ma tante. E la Trieste Trasporti ci dice andate in autobus, prendete la macchina per l'inquinamento e dopo ci tolgono tutte le comodità. Ma è una vergogna, è una vergogna. Io sono ancora in gamba che vado avanti e indietro dappertutto. Però l'altro giorno sono andata nella banca di via Mazzini, Piazza della Repubblica, e da lì dovevo prendere la 5 per andare dal mio medico a Roiano. Ho dovuto andare fino alla Luminosa. Ma mi pare giusto questo? E dopo paghiamo l'abbonamento, siamo ligi a tutto, ma questa non è una... Ma rispettano la volontà dei cittadini o no? La signora Marchigiani cosa sta combinando? Lei è tutto il suo clan. E... A parte questo, ma è mai possibile? Non rispettano, questa non è una volontà, questa non è democrazia, questa stiamo ritornando a una dittatura. Perché non è, io ho già passato una, non vorrei passare la seconda, no? Cosa mi sembra? Pronto? Sì, la sentiamo. Per cortesia di fare qualcosa, di cambiare, oggi ho sentito che cambieranno le fermate degli autobus, ma da dove? Che quando vai in via di arriva è una cosa, ma non si può neanche guardare e pensare di andare là, è come una camera gas in quella via di arrivo. Poi ma la Mazzini che fosse bene almeno che si può arredarla, ma è metà sì e metà no, dopo c'è via Roma che passano gli autobus, ma insomma. Cosa hanno pensato? La signora Marchigiani deve venire qui a Servola a vedere il traffico in doppio senso che va giù per la via Sancini e gli autobus e i marciapiedi che non si può camminare sui marciapiedi perché sono tutti rotti. Questo è un altro bel argomento. Ma è un problema, io quando vado a piedi devo camminare giù dal marciapiedi e vedo la strada, insomma. Lo so, sì. Non è possibile. Ne sono consapevole. E poi che vada a studiare un po', come farà a deviare gli autobus quando chiuderanno la galleria di Piazza Foraggi. Vada a studiare quello, che forse risolverà qualcosa, forse. Altro bel argomento.
Altro bel argomento. Grazie. Grazie a lei, signora, buongiorno. Veramente non ne posso più. Grazie. 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 Beh, insomma, si è largamente e ampiamente capito. Ma su via Mazzini c'è poco da dire. C'è stato un plebiscito, in sostanza. Sono tutti contrari. Sono tutti contrari perché scontenta tutti, ma perché logicamente è andata a essere penalizzata una via che non era una via aperta al traffico, dobbiamo ricordarlo, non era una via aperta al traffico, era una via aperta al trasporto pubblico. Cioè, tu togli il trasporto pubblico, non si può pensare di togliere il trasporto pubblico, non si penalizza il trasporto pubblico. Se tu vuoi penalizzare, penalizzi il trasporto piuttosto privato. Chiudi una via dove c'era il trasporto privato. Oltretutto, spostando le linee, un riferimento interessante, diceva la signora, era impossibile aspettare l'autobus in via Valdirivo perché è una camera gas. Non c'è soltanto il problema del fatto che sia una camera gas, come effettivamente lo è diventato, ma il fatto, provate a pensare, via Mazzini, la fermata di Piazza della Repubblica, ci sono dei marciapiedi enormi per aspettare l'autobus, c'è la zona per il rientro dell'autobus, per far accostare l'autobus. Anche lunga. In una via in cui non serve, perché non c'è traffico veicolare privato, mentre in via Valdirivo, dove vado a spostare l'autobus, non c'è la possibilità per l'autobus di accostare, ma non ci sono nemmeno marciapiedi, ci sono marciapiedi strettissimi, soprattutto nella prima parte, nella parte alta, verso via Carducci. Ma voi vi immaginate 20 persone che aspettano l'autobus in quella fermata? Cioè, stanno praticamente sulla strada, stanno praticamente in mezzo alla strada. Questa non è una soluzione e oltretutto, come segnalava la persona, questa situazione andrà a peggiorare quando inizieranno i lavori sulla galleria di Piazza Foraggi, perché chiaramente andrà appesantito ancora di più il traffico. Sinceramente, veramente non so più cosa pensare, non so più cosa pensare, perché veramente trovo difficile, anche dovendo amministrare con i dadi, amministrare così male. Mm-hmm. Sembra che ci si mettano d'impegno per prendere tutte le decisioni sbagliate che possono prendere. È diciamo un po' emblematico, forse anche in questo caso gioca il nostro ruolo come trasmissione mattutina, ma anche nei servizi del telegiornale per il pranzo e la sera, proprio la testimonianza delle persone. Non è che diventi un capriccio, diventi una polemica, come dire, guidata da qualche sorta di linea politica che sia, cioè, nel senso, no, è proprio la gente che chiama, che sia di destra sia di sinistra, sopra o sotto, che dice il marciapiede è disastrato, la strada, certo, è piena di buche, l'autobus, certo, non si può fermare. Quindi diventa, diciamo, non diventa più una questione ideologica, diventa una questione pratica. Ma soprattutto evidenziamo anche un altro punto: il fatto che chi si lamenta non è il guidatore, non è chi va in giro sempre in macchina, ma chi già andava in giro a piedi e in autobus. Si lamenta la persona che non usava il trasporto privato, la persona che andava a prendersi l'autobus, che andava a farsi la passeggiata in centro. Quelli si stanno lamentando, non chi va sempre in macchina, perché chi va sempre in macchina la via Mazzini non la frequentava, non era un problema suo. Cioè, rendiamoci conto di cosa sono riusciti a fare. La trovo veramente una cosa fuori da ogni grazia di Dio, veramente. Abbiamo ancora una telefonata, sentiamo, già sono sicuro quale sarà il prossimo argomento, ma sentiamo la telefonata, pronto? Sì, buongiorno. 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 Guardi, io volevo segnalare un problema di degrado, perché qui in via San Giovanni Bosco, sotto il ponte della Casa delle Culture, c'è un divano che è lì da non so quanto tempo, guardi, che poi oltretutto ci hanno fatto anche delle cose sopra, insomma, è una cosa incredibile, perché con questo caldo fomenta delle cose che non saprei dirle. Non so cosa fare, a chi rivolgervi per poterlo rimuovere, questo divano. Ha già provato a chiamare a Cegas? Prego? Ha già provato a chiamare a Cegas per segnalarlo? No. E sarebbe da provare a chiamare a Cegas? Devono venire da Cegas. Sì. È veramente molto sporco, non so se c'è qualcosa dei cani o degli umani. Chi meglio però di loro, insomma, possono prenderlo, però, signora, nel senso... No, su queste cose giustamente bisogna chiamare gli uffici della Cegas e segnalare e sollecitare che vengano a ritirarlo il prima possibile. Perché non è possibile che resti lì. Lei non può darmi un numero, devo trovarmelo da solo? Guardi, provo a essere rapido nel ricercare il numero della... Scusi, perché così lo faccio subito. Della Cegas a Trieste, in modo tale che... perché chiaramente c'è il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, mm-hmm, qualora chi dovesse scaricarli non è in grado di portarli nei centri di raccolta, uno a Roiano, uno a Campomarzi e quant'altro. Comune di...
Trieste, mi rindirizza probabilmente nella, pagina della, eccola qua, vediamo se c'è qualche numero che mi può, okay, il sito è anche un po' così, qua c'è un numero di telefono, 77 93 111, adesso si, non si vede bene, 77 93 111, tre volte 1 allora, sì. 73 93 111, no, a Cegas, la ringrazio, 77 93 111. Sì, la ringrazio, grazie, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Strano, pensavo parlassero ancora di via Mazzini, invece è una situazione di degrado. No, che è, un altro, è un altro dei temi, che ricorre costante, nel senso che in questo caso, in questo caso per esempio del divano, è chiaro che qua c'è un problema di inciviltà, di chi si libera di un divano e lo lascia, in mezzo alla strada, anche perché ricordiamo ai telespettatori, basta, chi deve liberarsi di un rifiuto ingombrante può chiamare direttamente appunto a Cegas e prenotare il ritiro, quindi te lo vengono a prendere a casa. Detto questo, però, c'è anche un altro problema, che è quello del fatto che una volta che il rifiuto viene abbandonato dall'incivile che non lo deve abbandonare, non può rimanere, a tempo indeterminato in mezzo alla strada, quindi deve essere un, controllo del territorio, una pulizia del territorio. Quindi, ok, la signora che lo segnala, ma dovrebbe essere una cosa, direi, quasi automatica che questo divano venga preso o l'oggetto ingombrante venga preso e portato via. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Olè, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, la sentiamo, forte. Ok, la ascolti, per via Mazzini. Ecco. Io dico, ed è la terza o quarta volta, non so, che chiudo questa strada. Bene? Sì. Adesso, quale sarebbe la vacca di turno da ingrassare? Viste e considerate che fanno altri lavori, no? Punto. La giunta di piazza, cosa ha fatto più che buttare per aria? Birilli. E dopo c'è ancora la questione cooperative operaie. Sì. Seghen, ex vice sindaco di Trieste, accusato di aver rubato milioni di lire e dopo di diventare direttore delle cooperative operaie. Giusto? Una risposta. E la figlia lavora ancora alle cooperative operaie. I soldi rubati ai cittadini. Cioè, una spiegazione logica sarebbe di rimborsare tutti, anche chiudere le cooperative operaie. Mandare a casa, pedate tutti quanti, mentre di Dio. Perché via Mazzini è così. La giunta Illi, dopo la giunta di piazza, che più che uno lordare le strade per aver fatto la pipì, va bene, 500 euro di multa a un cristiano che ciappava 600 euro al mese di paga, è un ragazzo. Vorrei una risposta, insomma, su queste cose qua per il momento, e chiamerò forse anche di nuovo. Va bene. Va bene. Bene, grazie, buongiorno. 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 Allora, abbiamo messo sul tavolo argomenti diversi, ma comunque sicuramente su via Mazzini non è che è la terza voce, ormai è definitivo, ormai rimane così. È un'ordinanza, che probabilmente spero che produrrà l'effetto di far cambiare idea all'amministrazione, ma non mi illudo più di tanto, nel senso che è un'amministrazione che ha dimostrato di saper sbagliare e non riconoscere neanche l'errore commesso, quindi sono convinto che purtroppo andranno avanti. Per quanto riguarda cooperativa operaia, beh, noi siamo quelli da subito, abbiamo sempre denunciato questa cosa, cioè il fatto che da una parte è giusto andare a, appunto, a risolvere il problema dei dipendenti che rischiavano il posto di lavoro, dei soci prestatori che per far riavere la
la percentuale più vicina al 100% possibile, perché sappiamo che non vengono restituiti tutti i soldi investiti. Dall'altro però c'è anche da fare delle considerazioni su quali sono state le responsabilità politiche nella gestione delle cooperative operaie, perché per anni cooperative operaie è diventato un serbatoio di voti per molti partiti, e purtroppo di centro-sinistra e di centrodestra. C'erano fino al momento del commissariamento consiglieri d'amministrazione di cooperative operaie che sedevano anche nei banchi della maggioranza in consiglio comunale. Quindi, insomma, questa connivenza c'è stata. C'è stato un controllo della regione che doveva esserci ed evidentemente non c'è stato, perché non ha vigilato sulle perdite che andava ad accumulare Cooperativa Operaia Trieste. Ci sono state anche delle segnalazioni da parte di soci, da parte di gruppi di soci di Cooperativa Operaia alla Regione Friuli Venezia Giulia, in cui si segnalavano appunto le criticità sui bilanci, ma queste segnalazioni sono state lasciate in un cassetto. Quindi ci sono state evidentemente delle volontà politiche, ed è giusto sia dal punto di vista giudiziario ma anche dal punto di vista politico evidenziarle e andarle a perseguire e tirar fuori nomi e cognomi di chi ha sbagliato, mandando in rovina, si può dire tranquillamente, tanti risparmiatori, perché sì, riavranno i propri soldi, ma intanto ormai è un anno che li hanno bloccati, là, non hanno potuto usufruirne, certo, non sappiamo cosa... possiamo pensare gente che magari ha perso un lavoro e poteva magari avere gli ultimi risparmi investiti in cooperativa operaia e se li visti bloccati per così tanto tempo. Ancora una telefonata, poi andiamo in pubblicità. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. 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 Non parlo di via Mazzini. Bene, già questa è una notizia. Parliamo di San Giacomo. San Giacomo. Stanno asfaltando a saltapicchio le varie strade. Sì. L'asfaltatura è solo centrale, perché lateralmente, dove posteggiano gli auti, non è asfaltato. Lasciano della ghiaietta per terra che uno ci cammina sopra e si ritrova sdraiato. E non so con che criterio. Mi faccia capire solo una cosa, di che via esattamente parla? Hanno asfaltato via della Guardia, hanno asfaltato via Giuliani, un pezzo su, un pezzo giù. L'ultimo pezzo che hanno fatto, dalla via Giuliani, l'hanno fatto via alla via San Zenone. Adesso dovrebbero fare dalla via San Zenone alla piazza Puecher. Però sono spariti tutti e non fanno niente. Ma quindi mi faccio capire ancora una cosa. Quello che lei segnala è che le asfaltature sono parziali, che sono fatte male, cos'è che... Sono parziali, sono fatte male, e penso che prima che il centro strada dovevano asfaltare i marciapiedi. Okay. Perché i marciapiedi sono... Io cammino in mezzo alla strada, se mi buttano sotto me ne frego, mi pagano, perché sul marciapiede non si può camminare. Ok, bene, tutto chiaro. Grazie. Venite a fare un servizio, venite a vedere com'è, perché veramente a dare non so se la ditta che svolge questa asfaltatura è una ditta come Dio comanda o se sono improvvisati, perché è impossibile fare un lavoro del genere. Grazie signora, terremo seriamente in considerazione anche questo. Grazie, buongiorno. Pubblicità, ci vediamo fra poco per la terza e ultima parte di Sveglia Trieste, fra poco. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste, vi ripresento il nostro ospite per chi si fosse collegato anche e solo da poco. Siamo in compagnia di Pierpaolo Roberti, segretario provinciale della Lega Nord, che ci fa compagnia già da una mezz'oretta abbondante. Abbiamo una prima telefonata, poi svisceremo ancora gli ultimi argomenti di questa ultima parte della nostra trasmissione. Sentiamo però prima chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. 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 Allora, non volevo parlare neanch'io di via Mazzini, perché comunque concordo con tutte le proteste di tutti. Okay. Invece volevo darle il numero esatto del trasporto per le immondizie in strada, che non era quello che lei ha dato. Ok. È 800. Numero verde, sì. Sì. 955. Sì. 988. Ok. Perfetto, grazie. Grazie. Adesso noi lo ripetiamo così
la gente sì, può segnarsi. Perché qualunque, anche per cose viste in strada o cose proprie, insomma. Grazie, molto gentile. Buona giornata. Allora, il numero 800-955-988 che ci ha gentilmente riportato questa telespettatrice, numero per il ritiro dei rifiuti ingombrati, quello che vi abbiamo fornito prima, dopo probabilmente era il centralino. Ho controllato anche sul sito durante la pubblicità, era semplicemente il centralino dell'azienda, quindi magari in qualche modo attraverso quel numero si riusciva ad ottenere un altro. Io in velocità sono riuscito a trovare solo quello per il centralino della CEGAS APS e AMGA Gruppo ERA di Trieste, poi in ogni caso in qualche modo ci si arrivava. Comunque ha fatto bene la telespettatrice, 800-955-988. Altra telefonata, sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto? C'è nessuno? Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo farle proprio un paio di domande telegrafiche. In riguardo al discorso della CEGAS per il tiro delle cose, sì. A proposito degli oggetti abbandonati da persone incivili, sì. Mi è stato riferito il fatto che io, telefonando e segnalando il fatto che c'è una lavatrice, che c'è, mi prendevo la responsabilità perché poteva essere lasciata lì dal titolare perché, non so, il cognato, la sorella deve venire a ritirarlo. Pertanto non è che uno può dire senza c'è una lavatrice la porti via, questi qua dici sì, però lei è proprietario della lavatrice, no, e allora diventa un volontario. Mi è stato fatto questo ragionamento qui, punto primo. Punto secondo, quegli elementi così eccesse di, io non voglio parlare di via Mazzini ma voglio parlare di via Valderimo, che è analogo. Eccolo. Come pensano queste famose menti occulte del problema quando che sarà un poco di piova, di bora, che non cos'è la pensilina all'inizio di via Valderivo, quando che pioverà, che 20, che 5 autobus la gente smonta, deve versare le ombrelle, eccetera, boh, non stiamo parlando anche di questo qua. Volevo chiedere una cosa, da via del Pozzo, sì. Lì mi sono trovato con una carta imam. Ho fatto via del Pozzo, via della Guardia, via Giuliani, le scalette della Galleria del San Vito, un tocco di Piazza Vico, metà di Madonnina. A metà di Madonnina ho potuto buttare via la carta. Mi sembra che sia un percorso un pochettino troppo lungo prima di trovare questo. Allora, invito tutti quei che lascia quei sacchetti di registrazione di animali, perché la gente... Buona parte li tira su, dopo si trova questo sacchetto, ma anche se poco igienico, poco bello, eccetera, eccetera, così fa. Primo auto che vedi, primo canton che trova, la butta per terra, col fatto che dopo viene montato solo, specificato, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, perché non li porta tutti quanti, facendo un pochino di sacrificio, magari ciappa l'autobus e gli porta in piazza Unità o davanti alla CEGAS, così loro li ha già là pronti, non corri che facci la differenziata. Li ha già tutto il mutuo pronto, no? Ecco. Ringrazio e buona giornata. Grazie a lei, grazie, buona giornata. Buona giornata, è stato anche piuttosto simpatico. No, sono tre considerazioni interessanti. Una, quella di Valderivo, in parte ne avevamo già parlato prima. Mi riferivo appunto alla prima fermata, quella più verso via Carducci, dove il marciapiede è davvero strettissimo, dove non c'è una pensilina e non ci sarà neanche mai modo di mettere una pensilina, perché se metti la pensilina ti arriva in mezzo alla strada. Come si può pensare, appunto, il giorno in pieno autunno, i primi freddi, con bora e pioggia, aver l'autobus che scarica appunto le persone là e aver queste persone, oppure quelle che aspettano l'autobus con l'ombre... Cioè, dove stanno queste persone? Come pensano di risolvere questo problema? Quando c'era appunto una via dedicata solamente al traffico degli autobus e dove c'erano tutti i servizi possibili immaginabili. Quindi questa era la prima considerazione, e appunto ne avevamo già parlato prima. Anche quella del cestino è una cosa vergognosa. È vero, ci sono gli incivili, è vero che ci sono gli incivili, è altrettanto vero che ci sono pochi cestini in città, piccoli, e vengono svuotati poco spesso.
soprattutto in alcune zone. Dopo, chiaramente penso, non so, alle zone più centrali, il sabato sera, quando vedi il cestino che trabocca, le immondizie per terra, non è perché ci sono gli incivili, è perché quel cestino era troppo piccolo e non è stato svuotato, perché uno non può trovarsi tutto il centro cittadino con i bottini pieni e tenersi le immondizie in mano fino al giorno dopo. O nel caso come questo signore, che si deve fare mezza città a piedi prima di trovare un cestino e buttar via una carta. Quindi insomma erano sicuramente molto, molto interessanti come osservazioni. Come ultima proposta, quella di raccogliere le cose. Come ultima proposta la raccolgo come provocazione. Sarebbe da far così, perché evidentemente è un problema che, come dicevo prima, questa amministrazione sta facendo di tutto per fare male le poche cose che sta facendo, e soprattutto per non andare a affrontare i problemi che ci sono, ma per andarne a creare altri. Questo è un problema che c'è, evidentemente servirebbe appunto qualcuno che glielo facesse notare, perché altrimenti non si spiega. Cioè, sinceramente non credo che il problema maggiore dei triestini in questo momento poteva essere togliere gli autobus da via Mazzini, magari appunto poteva essere quello di pulire un problema che viene segnalato ormai da anni, in particolare da quando c'è stata la fusione tra Acegas ed Era, il fatto che c'è poca polizia in città. Ultima cosa riguardo all'asporto dei rifiuti ingombranti, che segnalava appunto il signore, che diceva Acegas mi ha risposto. Questa sarebbe una cosa da approfondire, perché mi rendo conto, da come l'ha spiegata il signore, appunto che c'è una logica in tutto questo, ma è un problema che va affrontato e va risolto. Non si può pensare che il divano resti in mezzo alla strada perché Acegas ha paura che sia di un'altra persona e perché la persona che ha segnalato non è il proprietario. Non è che se c'è un incivile che mi lascia rifiuto ingombrante in mezzo alla strada devo tenerlo là perché chissà, potrebbe essere di qualcuno. Non poi, si lasciano le cose in mezzo alla strada, quindi quello che viene depositato in mezzo alla strada si porta via, appunto. Ma poi diciamo che mi viene da pensare che logicamente, se io devo dare a lei la mia lavatrice, non è che la metto sotto casa finché non passa, la lascio a casa. Però in questo strano paese potrebbe essere anche realistico che la Cegas si ponga questo problema del fatto che poi mi viene il legittimo proprietario e mi dice no, la lavatrice era mia, quindi si trovi nei guai. Ma è una cosa inaccettabile, va risolta, è un problema che va risolto in qualche modo, perché non è appunto pensabile che se vuoi darmi una lavatrice la lasci in mezzo alla strada il suo posto non è in mezzo alla strada, non va abbandonata là. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Io spero di non aver fatto terrorismo psicologico riguardo via Mazzini. Ormai tutti si scusano perché dobbiamo parlare di via Mazzini. Parlate pure di via Mazzini, è che purtroppo molto spesso siamo sempre che giriamo attorno allo stesso argomento. È chiaro che le vostre segnalazioni siano utili. Queste segnalazioni fanno numero perché, ripeto, evidentemente questa amministrazione non è in grado di recepire bene qual è il sentore del cittadino. Quindi tante di queste segnalazioni possono essere utili. Infatti sono io che dico, non c'è nessuna sorta di terrorismo psicologico nei miei confronti, da parte mia nei confronti degli utenti. Anzi, sentiamo qual è l'argomento della prossima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Via Mazzini piango, però volevo trattare un altro argomento. Sì. È l'annosa problematica degli autobus 6:36 da Barcola nella stagione estiva. Sì. Sono anni che questi autobus praticamente sono inagibili, perché verso l'ora del rientro, all'altezza di via del Boveto, del cimitero di Barcola, neanche si fermano. E non sempre sono stracarichi, perché io li vedo passare, ci sono i soliti ragazzi appoggiati sulle porte, ma all'interno c'è spazio, gli autisti vanno via come schegge, passano via, e questo è un grave disagio per le persone anziane che non guidano più, per i giovani delle canottiere che benemeriti che fanno sport, ed è un pessimo biglietto da visita per gli stranieri, perché io avevo qua degli inglesi che sono andati a Miramare, hanno fatto tutta la camminata di Barcola, felici, entusiasti, stupendi, in via del Boveto volevano prendere l'autobus per venire a casa, e dopo al terzo autobus che non si è fermato mi hanno telefonato dicendo vienici a prendere perché qui a casa non torniamo più. Certo. È possibile fare qualcosa? E sono anni che succede questa cosa.
Grazie. Ora vediamo di chiarire ancora un paio di aspetti riguardo al trasporto pubblico. Grazie. No, ne abbiamo parlato prima all'inizio della trasmissione. Funziona in un modo un po' diverso. Funziona male, ci sono tutta una serie di segnalazioni. Ripeto, sono stati spesi, vengono spesi dei soldi, determinate risorse, si parla di 140.000 euro. Per costi derivanti dal fatto che sono stati spostati gli autobus da via Mazzini, cosa che come vediamo dalle telefonate non interessava e non vuole nessuno, dall'altra parte non si trovano i soldi per incrementare il servizio su Barcola, che evidentemente ha un problema che si acuisce durante l'estate perché chiaramente c'è l'afflusso maggiore di persone che vanno verso Barcola al mare. Però che c'è un problema che riguarda i residenti del Rione, i turisti. Qua la signora parlava dei canottieri, dei ragazzi, dei canottieri che non hanno una macchina, non hanno modo di spostarsi se non con l'autobus, che non hanno la possibilità perché ci sono pochi autobus, sempre quelli piccoli, poco frequenti, che vengono chiaramente invasi dai bagnanti che chiaramente vanno al mare. Quindi sicuramente è un servizio da implementare. Mi meraviglia appunto il fatto che le risorse si riescono a trovare per una cosa che scontenta tutti, non si riescano a trovare per una cosa che risolverebbe invece il problema degli abitanti, in questo caso di un intero rione come quello di Barcola. Oltretutto c'è da chiarire anche un aspetto: il trasporto pubblico locale funziona in un determinato modo, cioè va a chilometraggio. Esatto. Nel senso, non si può, magari la signora in maniera molto grossolana può dire vabbè, non potete mettere tre autobus proprio fisici in esatto. più. Non si può fare una cosa del genere perché il pagamento, cioè ciò che la provincia paga per il trasporto pubblico locale, è relazionato ai chilometri che questi autobus certo. devono percorrere. Devono stare entro questa sorta certo. di paletto, oltre certo. la quale va altrimenti a perderci. Pago. Esatto, altrimenti pago, altrimenti l'ente pubblico deve pagare di più il servizio, chiaramente, perché il servizio viene fatturato, quei chilometri in più vengono fatturati perché vogliono dire carburante, vogliono dire ore dei dipendenti più sì. del personale, quindi vengono fatturati all'ente pubblico. Ripeto, però c'è la possibilità di farlo per altre cose, perché quando interessa su via Mazzini si fa, quando non interessa, come nel caso di via di Barcola, non si fa. Questo è un problema che va risolto assolutamente. Un discorso analogo, e poi diamo spazio alla prossima telefonata, seppur magari in entità leggermente minore, anche d'inverno, con l'autobus che porta all'università, certo. la 17, via sì, Coroneo sì. passa, quando è piena non si ferma. Esatto. Discorso più o meno simile, insomma, se paragoniamo le due stagioni, quella estiva e quella invernale. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi c'è lì, e poi vediamo, invece apriamo la pagina meteo. Sentiamo però prima la telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Fulvia. Sì. Terzo numero, Acega Srifiuti, ce l'ho nel cellulare. A posto. L'ho chiamato varie volte. Sì. 040 77 93 780. Quindi questo è il diretto, 780. Noi avevamo dato l'111, che è quello del centralino. Questo è probabilmente per chi chiama appunto il del numero, cellulare. Esatto, esatto. Ecco, questo spero sia Trieste e non Muggia, perché ho dovuto ricorrere a tutte e due le parti, comunque sono di un'estrema gentilezza e provvedono loro a passare uno all'altro. Ecco, perfetto. Questo volevo dire. Grazie signora. Grazie signora, buongiorno. Poi, altra cosa. Sì, sì, prego, prego. Al dottor Roberti, un piccolissimo consiglio: segua l'esempio di Renzi, se vuole aver successo, non dica mai le tre parole maledette, dobbiamo, bisogna, auspico. Che queste tre parole venivano usate moltissimo in passato, questi politici che dovevano fare loro le cose, dicevano queste cose, loro volevano, bisogna, auspicavano e non si muovevano. E questa è una cosa importante. Però la cosa ancora più importante è una domanda su qualcosa che non ho capito. Ho sentito molte volte ultimamente dire che Maroni sta adesso rifiutando una cosa per una legge che lui stesso in passato ha portato in ballo. Io non l'ho mai capita, perché non intendo tanto di politica. Per cui io sento dire questo, ma se fosse vero che Maroni negli anni passati ha aiutato una legge pro immigrati, allora vediamo questi poverini, che veramente sono dei disgraziati, insomma, quanti erano negli anni passati e quanti sono adesso? Questa è la piccola domanda, sempre se è stato capito quello che ho chiesto. Sì, sì, capito perfettamente, le rispondo subito. Grazie, buongiorno. Grazie buona giornata. Buongiorno. No, la signora fa riferimento alle quote stabilite dall'allora presidente
ministro dell'interno Maroni. Quando era ministro dell'interno Roberto Maroni ha stabilito delle quote per suddividere gli immigrati richiedenti asilo sul territorio nazionale. Il punto qual è? Il punto è che nel contempo c'era tutta una serie di politiche che venivano adottate dal ministro dell'interno, ovvero per esempio la politica dei respingimenti, degli accordi con i paesi d'origine, dei rimpatri. Quindi arrivavano gli immigrati qua, chi aveva diritto, perché effettivamente fuggiva da una guerra o da una persecuzione, veniva smistato sul territorio nazionale, chi non aveva diritto veniva messo nel CIE, nel centro di identificazione ed espulsione, e veniva rispedito a casa propria nell'arco dei 6 mesi, che erano quelli che si prendeva il CIE per trovare le generalità, certo, della persona, certo, e prendere l'accordo con il paese di provenienza. Sì. Allora, questo è successo in un periodo in cui, oltretutto, dal 2008 al 2011 sono sbarcati meno di 100.000 immigrati. La situazione oggi è completamente... E a Trieste, seguendo quel numero delle quote, andavamo intorno ai 15-20 richiedenti asilo sul territorio comunale. 15-20 posti SPRAR, che erano quelli della protezione, no? In quanto tempo? No, erano fissi 15-20 persone, okay, che erano quelli che venivano smistate, che erano i richiedenti asilo, i rifugiati, okay, in sostanza. Okay. La situazione dal 2008 al 2011 è leggermente cambiata, perché appunto se prima ne sbarcavano in 3 anni meno di 100.000, oggi nel solo 2014 ne sono sbarcati oltre 170.000. Se prima esistevano i CIE, quindi chi non aveva il diritto allo status di rifugiato veniva rispedito a casa propria, oggi non esistono più i CIE e chi non ha diritto allo status di rifugiato è semplicemente clandestino sul nostro territorio. Non esistono più gli accordi con i paesi per i rimpatri, non vengono più fatti i rimpatri, quindi tutti quelli che arrivano rimangono. La morale è che con Maroni e con la ripartizione di Maroni a Trieste ne avevamo 15-20, oggi ne abbiamo quasi 800. Allora capite che non si può pensare di parlare, quando lo fa la Serracchiani, che dice sì, ma stiamo rispettando i criteri fissati di Maroni, mente sapendo di mentire, perché parla di due situazioni completamente opposte dopo aver smontato tutto il lavoro che era stato fatto da Maroni. Ricordiamo che quando Maroni faceva anche il sistema delle quote, la stessa sinistra diceva no, è una vergogna, li rispedite a casa, non è giusto, rimandate indietro i barconi, li rimandate indietro in Libia, no, non dovete farlo. Ora questa sinistra qua ci dice questo sistema l'ha smontato, li sta accogliendo tutti e sta distribuendo con gli stessi criteri, grazie tante, però sta riempiendo le nostre città. E oltretutto gli 800, ricordiamo sempre, non sono tutti quelli presenti, sono quelli che sono presenti nelle strutture e che hanno fornito le proprie generalità e che vogliono richiedere asilo politico. Poi ce ne sono altrettanti, se non di più, che sono proprio spariti, che sono clandestini, che potete trovare al silos a dormire nel magazzino abbandonato, piuttosto che in altri punti della città, piuttosto che davanti alla Tripkovic sui gradoni a dormire in pieno giorno, piuttosto che nei giardinetti durante il resto della giornata. Quindi è un problema serio che c'è e che non viene affrontato, anzi viene affrontato in modo totalmente irresponsabile. Allora, io apro una parentesi, quella del meteo, poi vorrei tornare sempre su questo argomento prendendo spunto dall'articolo del Messaggero Veneto, però nel frattempo vi do la situazione che riguarda la giornata odierna. Sono previste per oggi iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso con temporanei addensamenti pomeridiani associati a possibili isolati temporali in prossimità dei rilievi orientali, temperature in leggera diminuzione nei valori massimi con minime di 21-22 gradi e massime di 28-29 gradi, venti deboli di direzione variabile con rinforzi di brezza sotto costa, mare poco mosso, visibilità buona. E qua la videata del satellite ci fornisce il sito dell'OSMER. Roberto, io volevo tornare anche solo un attimo, poi diamo linea alla telefonata, ai vigili e anche alla sala operativa dei vigili della polizia locale. Il business dei profughi che nessuno controlla, scrive il Messaggero Veneto oggi nelle prime pagine. In Friuli Venezia Giulia si spendono 28 milioni l'anno a favore dei centri che curano l'ospitalità. Rendiconti a forfè consentono ai grossi colossi nazionali di fare la cresta. Esponente del Partito Democratico De Monte: l'Unione Europea deve vigilare sulla rotta balcanica. Ne parlavamo anche prima. Diciamo che la mia domanda è:
Cos'è questo? Un passo indietro, un'ammissione di colpa, poi l'inchiesta che va a voler vedere se c'è una cresta dietro a tutto questo business. Ma mi sembra emerge non, solo non parliamo, non parliamo di passi indietro, di ammissioni di colpa, sono stati presi con le mani nella marmellata. La Lega Nord lo diceva da anni che dietro all'arrivo, allo sbarco e alle politiche immigratorie del governo e di questa sinistra c'era sotto un business milionario. Lo diceva da anni. Da un anno e mezzo la Lega chiede una commissione d'inchiesta sul centro di Mineo in Sicilia, che è il più grande centro d'Europa. Da un anno e mezzo lo chiedeva, siamo stati snobbati, ci hanno detto che speculavamo sull'immigrazione, ci hanno detto che le peggiori offese possibili immaginabili, soltanto perché continuavamo a dire che chi chiede, che chi permette questa invasione incontrollata lo fa non perché è buono di cuore, ma perché ci sta guadagnando, perché con il solo buonsenso qualsiasi persona di buonsenso direbbe che non possiamo reggere questi numeri. Lo dicevamo da anni, oggi sono stati presi con le mani nella marmellata perché è scoppiato il bubone. È scoppiato il bubone a Roma Capitale, dove si è visto appunto alle famose intercettazioni, gli immigrati rendono più della droga. Sta scoppiando in questi giorni, perché le indagini vanno avanti e si sta vedendo che questa organizzazione aveva ramificazioni un po' dappertutto, si sta scoprendo che aveva ramificazioni un po' dappertutto, scoppieranno altri buboni e si verranno fuori altre cose, perché è assolutamente certo, ne sono certo, del fatto che quando tu dai tutti questi milioni di euro in mano a delle associazioni, a delle cooperative che hanno determinate vicinanze politiche, perché non possiamo nasconderci dietro il fatto, non possiamo nasconderci e non dire il fatto che sono tutte legate a determinate aree politiche, sicuramente non saranno legate alla Lega Nord, ma sono legate a determinate aree politiche. Diamo tutti questi soldi in mano, che sono soldi pubblici, a queste associazioni che le spendono assolutamente in modo arbitrario, perché non hanno nessun tipo di controllo, non devono fare nessun tipo di gara, gestiscono questi soldi come meglio credono. Fino all'anno scorso parlavamo di un giro d'affari, tanto per chiarirlo ai telespettatori, soltanto a Trieste, di 4 milioni di euro e non c'erano i numeri che abbiamo oggi. Ora non ho ancora idea, non abbiamo ancora fatto i conti di quanto potrebbe arrivare questo volume d'affari. Tutti questi soldi vengono gestiti senza gara. Allora, pensiamo tutti quelli che gestiscono queste associazioni, tutti i presidenti di queste associazioni legate alla politica, siano tutte persone onestissime su cui mettere le mani sul fuoco, che si trovano in mano milioni di euro e li gestiscono nel modo più limpido possibile? Secondo me ci sono tante persone che lo faranno, altrettante persone che ci stanno mangiando sopra con la connivenza di una certa classe politica. Noi questo, ripeto, lo denunciavamo da sempre. Ora che si svegli il PD semplicemente perché semplicemente perché sono stati beccati con le mani nella marmellata, mi fa veramente sorridere. Potevano svegliarsi prima di farci invadere da 170.000 immigrati, ripeto, nel solo 2014. Allora, abbiamo una telefonata, abbiamo i tempi anche un po' ristretti, poi ci colleghiamo con la polizia locale. Sentiamo prima chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Dovrebbe durare un po' di più. Sì. Può essere. Roberti, con tutta la mole di telefonate sono d'accordo con lei. Prego, prego. Sono elettore della Lega, ex consigliere della Lega, tra l'altro degli anni 90. Sì. Di Mazzini, voglio solamente dire una cosa. Allora, innanzitutto mi sembra una cosa stupida, sempre chiusa, perché va bene sabato, domenica, come è stato fatto, perché appunto c'è la novità, la passeggiata, queste cose qua. Già adesso in questa stagione qua ho visto che praticamente l'area pomeridiana è deserta. Posso immaginare che quest'inverno con la bora a 100 e con la pioggia sarà praticamente un deserto. Sì. Sicuramente, quindi penso che dovesse continuare a fare come era fino a poco tempo fa, sabato e domenica. Sul discorso degli immigrati, insomma, d'altronde quel trio che avremo fra comune, regione e provincia, insomma, quella sinistra, non so che possiamo pretendere chissà cosa, insomma. Io li vedo spesso in malaudace, quei gruppetti di 20-30 persone che sdraiate per terra con cellulari giganteschi che io non posso permettermi, e specialmente quando vedo arrivano queste navi da crociera, non è un bel biglietto da visita per questi turisti che vengono con le navi. Una piccola proposta: quando ero militare, negli anni 80, si facevano delle telefonate della cabina da un telefono fisso della caserma, ma perché invece di dare un cellulare a questa persona qua che costa, non si fa telefonare dove sono i centri di raccolta un telefono fisso che possono telefonare a casa, costerebbe molto di meno, è una cosa molto più logica.
È una proposta che ha una sua logica, chiaramente, poi insomma noi la cogliamo come una sua iniziativa, purtroppo non possiamo mettere voce in capitolo per quanto riguarda... Sappiamo che, cioè, immagino che lei fa riferimento a tutti i, diciamo, i contributi con le ricariche telefoniche. La ricarica che telefonica erogate. Che viene fornita ad ogni, ad ogni immigrato. Avevo colto subito il riferimento. A tutto, diciamo che è un abbattimento di costo, perché, chiaramente. Questi cellulari giganteschi, questi tablet, perché non li compra eventualmente, date che gli diano quei telefonini che costano però, 20-30 euro proprio solo per telefonare, no? Hanno dei tablet, no, però, dei smartphone posso, giganteschi, impressionante. Posso certo, però, certo. Solo un appunto, certamente sarebbe un miglioramento, no? Cioè non vedo perché appunto devono avere la tessera telefonica, però io mi domando se... amministratori locali, nazionali che abbiamo, se questi responsabili di queste cooperative, se un po' tutti si preoccupano allo stesso modo della telefonata che deve fare la pensionata con 500 euro di pensione, che deve fare al nipote per sentire, per non sentirsi meno sola, se si preoccupano della ricarica del telefono del disoccupato, se si preoccupano del biglietto dell'autobus. Allora, secondo me devono esserci delle priorità su tutto. Noi dobbiamo stabilire delle priorità. Allora, quando noi non riusciamo a garantire un minimo di dignità alle nostra gente, al triestino, a chi è nato e vissuto in questa città, a chi ha contribuito a creare questa città, ha contribuito con le proprie tasse durante una vita di lavoro a creare tutto quello che vediamo intorno a noi, quel poco che ormai ci è rimasto, perché purtroppo siamo una città veramente in una fase purtroppo di declino. Perché quando non siamo in grado di gestire questo dobbiamo preoccuparci per gli altri, per gli ultimi arrivati, che oltretutto non sono i militari che prestano un servizio, ma sono delle persone che noi non abbiamo invitato e che sono arrivate qua senza permesso e che, non lo dico io, ma lo dicono le statistiche del Ministero degli Interni, per la stragrande maggioranza non sono rifugiati, non scappano da nessuna guerra, non scappano da nessuna persecuzione. Sono delle persone che vengono qua in cerca di lavoro e di un futuro migliore. Benissimo, però non possiamo accoglierli. Non possiamo accoglierli perché non siamo in grado, perché quel futuro migliore, purtroppo, non siamo in grado di offrirlo neanche al 40% dei nostri giovani che sono e restano disoccupati. Quindi prima pensiamo a quel 40% dei nostri giovani disoccupati, poi potremo pensare all'immigrazione. Allora, apriamo rapidamente il collegamento con il tenente De Grassi, poi gli aggiornamenti sulla viabilità. Buongiorno. Sì, di nuovo buongiorno a voi tutti gli spettatori. Diciamo, rispetto alla comunicazione precedente non ci sono grosse variazioni, il traffico ha subito ovviamente un incremento, ma comunque niente di preoccupante, non abbiamo interventi particolari in atto, nessun incidente stradale degno di nota. Ricordo ancora dove c'è una asfaltatura in via Diacono nel rione di San Giacomo e dovrebbero esserci anche delle asfaltature in via di Fabri, in via Montanelli e in via Ciami. Al momento non abbiamo notizie di grossi disagi. Perfetto. Direi che per il momento la situazione è tranquilla. Benissimo, grazie, buona giornata, buon lavoro. Chiudiamo così il collegamento con la polizia locale. A questo punto saluto anche il nostro ospite, visto che siamo già in ritardo rispetto al nostro tabellino di marcia. Grazie per Paolo Roberti per essere stato qui con noi. Grazie mattina. A voi e ai telespettatori che hanno chiamato. Grazie anche a tutti voi, chiaramente anche da parte mia. Buona giornata.